Le came meccaniche, opportunamente profilate, permettono di realizzare movimentazioni basate su leggi di moto da noi studiate. Le diverse tipologie si adattano alle applicazioni più disparate. In questo caso specifico ne vedremo una in dettaglio all'interno di una macchina articolata. Ancora una volta, il processo di twistatura ci servirà da spunto per capire come analizzare e studiare un meccanismo utile ai nostri scopi. La twistatura è un'operazione fondamentale nel processo produttivo di uno statore con tecnologia hairpin. Tale passaggio è necessario a fissare e posizionare i conduttori di rame pronti per la saldatura. La modifica della geometria avviene grazie a una torsione meccanica esercitata sui pin. I pin, per poter condurre elettricamente, senza cortocircuitarsi col corpo statore, sono inseriti in tasche di carta isolante. Durante la twistatura, la piega dei pin può danneggiare la carta. Per evitare ciò, si utilizza un dispositivo che radialmente introduce delle piccole barre tra un pin e l'altro. In questo modo, i pin di rame piegano a ridosso delle barre e la carta è salva. Tale meccanismo prende il nome di iris. Le barre di protezione entrano radialmente all'interno dello statore, grazie al movimento circolare delle camme a disco su cui sono alloggiate. L'azione meccanica che rende il movimento possibile è data da un cilindro rotativo pneumatico montato a bordo iris. La riduzione fornita dal rapporto tra i denti del pignone e della corona garantisce la coppia necessaria all'inserimento delle barre. Vediamo un po' più nel dettaglio le camme e isoliamone una in modo da capire il funzionamento all'interno dell'iris. I dischi contenenti le camme sono due e le fresate sono opposte in modo da ottimizzare lo spazio con un'unica attuazione. La creazione di un modello richiede l'individuazione delle specifiche di progetto. Nella simulazione è stato quantificato l'attrito tra barre e relative boccole, secondo le espressioni indicate. L'attrito tra nottolino e camma, essendo di natura volvente, non è conteggiato, in quanto supposto trascurabile. Essendo tutte le camme uguali, a eccezione dell'orientamento speculare tra i due dischi, ne verrà analizzata una in rappresentanza alle altre. Affiancheremo al modello 3D uno schema che identifichi le forze presenti. In prima istanza, possiamo semplificare il modello ipotizzando come punto di applicazione delle forze al nottolino il suo centro. Per simulare la reazione elastica del rame alle spinte delle barre, poniamo nel modello una molla, rappresentata dalla forza F con R. Il punto in alto rappresenta il centro di twistatura e R minuscolo il raggio dal punto di contatto nottolino al centro stesso. La coppia C con M è l'azione applicata alla singola camma, e F con M è la relativa forza. La simulazione mostra una certa instabilità nel movimento, trascurabile però in questa sede. Il valore della reazione massima del rame F con R è imposto a Newton. Utilizzando il centro nottolino come origine, ricaviamo le reazioni alla rotazione. In questo specifico caso, la posizione analizzata è a iris chiuso sullo statore. Calcolando le forze di attrito sulla boccola, possiamo confrontarle con i risultati della simulazione per avere un riscontro sulla bontà del modello. A eccezione fatta per la situazione di instabilità prima riscontrata, gli ordini di grandezza corrispondono e quindi la simulazione è accettabile. Tornando al sistema completo di camme, abbiamo tutte le informazioni necessarie per comprendere se l'attuatore pneumatico può fornire la coppia necessaria per l'inserimento delle barre nell'iris. La coppia assorbita dalle camme è pari al valore della singola camma moltiplicato per il numero totale. Questo valore viene diviso dal rapporto di riduzione pignone-corona dentata. La coppia ricavata deve essere inferiore a quella fornita dall'attuatore pneumatico. È bene ricordare che il modello è un'approssimazione e che nel concreto è meglio considerare un certo margine di sicurezza qualora, ad esempio, l'estrazione delle barre dal motore si dimostri più onerosa dell'inserimento.